Ciao ragazze, bienvenidas en mi canal. Io sono Audrey e sono una ragazza riccia. Nel video di oggi concluderemo l'argomento che riguarda le texture, di cui vi ho già fatto un video facendo la classificazione numerica dei capelli ricci. Oggi invece vi voglio parlare di un'altra tipologia di texture, quella che serve per applicare il metodo PEDOG di cui vi parlo ormai da giorni. Quindi la texture nella metodologia PEDOG non solo si basa sulla classificazione numerica, ma sulla forma tridimensionale del capello in quanto è la base del disegno di ognuna di noi. Quindi valuteremo la qualità visiva o superficie dei capelli. I capelli ricci o lisci hanno una propria texture, ma dipende anche da come li trattiamo. I capelli possono essere spessi e ispidi o sottili e morbidi, con una superficie liscia e brillante. I capelli porosi appaiono opachi e spenti. I capelli resistenti, fragili e vetrosi. Ora passiamo al test per identificare due caratteristiche importanti dei nostri ricci. Basterà semplicemente prendere una ciocca del capello, separare dalla ciocca un singolo capello, successivamente fare un massaggio da fuori a dentro per sentire la forma. Quindi, se facendo questo massaggio sentite che il vostro capello ha questa forma S continua, avete una texture del tipo laminato o lanoso. Se altrimenti sentite il capello completamente cilindrico, avete una finitura rotonda e morbida. Vediamo alcuni punti importanti delle texture secondo la metodologia PEDOG. Rhizos Felices ha dato 4 categorie alla tipologia di texture che si può presentare in diverse tipologie di riccio. La categoria lanoso o effetto lana e laminato sono categorie che si possono presentare nel riccio, nell'afro oppure nei capelli ondulati. Quindi la texture lanosa o effetto lana sono capelli che si restringono, quindi da bagnati sono molto lunghi, da asciutti si ritirano di quasi il 60%, è la mia categoria. Quindi sono i capelli generalmente afro. È raccomandato per questa texture definire con la tecnica fitage, da evitare lo scrunch perché andremo ulteriormente a ritirare i capelli. La tipologia di prodotti da usare per lo styling dipende dallo spessore, di cui avete un video a vostra disposizione sotto la playlist PEDOG. Prima di fare questo test dovete sapere qual è lo spessore dei vostri capelli. Se i vostri sono capelli spessi dovrete usare crema, olio e gel, proprio in quest'ordine: prima la crema, poi l'olio e poi il gel. Se avete invece capelli sottili dovete usare prima la crema, poi l'acqua e alla fine l'olio. La seconda categoria di texture secondo la metodologia PEDOG è la categoria ensortijado. Sono capelli tendenzialmente piatti alla radice e ricci da metà lunghezza alle punte. Anche per questa texture la tecnica fitage è quella indicata, però dovete fare molto, molto, molto scrunch, magari a testa in giù, per dare ulteriore volume alla radice. A capelli asciutti invece dovrete rompere il cast con un po' d'olio, sempre a testa in giù. I capelli laminati, che è una caratteristica che si può presentare in tutta la tipologia di ricci, il capello laminato, quindi un riccio senza forma, è consigliato massaggiare molto ogni ciocca e definire tirando il riccio delicatamente con un po' di gel.
Successivamente rompere il cast con un po' di olio, quindi il laminato è quella con una forma a S continua. L'ultima texture sono i capelli trattati o danneggiati. Come vi ho già detto nel video quante volte lavare i capelli, voi che avete capelli decolorati con lo stiraggio, siete in transizione, oppure sono danneggiati da altri fattori, dovete fare tanti impacchi e prima di procedere alla definizione applicate un leave-in. La crema arricciante che dovete usare varia in base al vostro spessore. Il gel potete usarlo, però con moderazione. Muy bien, querida Risalas, questo è tutto, ma io vi ricordo che tutta l'illustrazione della metodologia Pedog verrà fatta sul profilo della ragazza riccia su Instagram. Quindi cosa dovete fare? Prima di tutto iscrivervi a questo canale e attivare le notifiche. Poi correte su Instagram a seguire la ragazza riccia e anche lì attivate le notifiche. Così non solo non vi perderete nessun video, ma potrete anche voi imparare a personalizzare la vostra routine grazie alla metodologia Pedog. Les mando un beso grande e nos vemos próximamente.